entrambe accomunate da un cambio in corsa di guida tecnica, entrambe nel pieno del marasma di centro classifica. Alessandro Pietra di San Nicolò, Baby Brasile, Borgonovese danno vita a 90 minuti divertenti, conditi da tante occasioni, sprechi ed errori, con le emozioni vere condensate negli ultimi due minuti di gioco. A rompere gli indugi ci pensa Nicotti con un destro a giro che mette a dura prova Maffi, che si esalta con un gran colpo di reni. Tutto nasce da una combinazione Ronda-Perazzi, quest'ultimo è la prima dopo il trasferimento dal gotico Garibaldina, e proprio il fantasista si rende pericoloso poco dopo con un gran calcio di punizione. La Borgo di Grassi non sta a guardare e a metà frazione Gueye scarica a terra tutti i cavalli di un motore che gira a mille, ma che evidentemente non concede lucidità al centravanti, che spreca malamente una nitida occasione costruita da Zanolini. Proprio l'ex Fontana è protagonista poco dopo, ma il suo traversone al bacio è contratto in extremis da Gazzola, che anticipa Tagliaferri. L'attaccante rossoblù è attivissimo e crea più di un grattacapo alla difesa allestita da Mister Corvi. Questa volta il sinistro si perde sul fondo. Ultimo sussulto della frazione, ancora da fermo, con Perazzi che pennella al centro, ma la difesa valtidonese sbroglia con il brivido. Si apre la ripresa e Giorgi inizia a scaldare il destro, con Zanolini che non approfitta della traiettoria. Ancora Borgonovese pericolosa con la combinazione Gueye-Spreafico-Gueye, ma questa volta è bravo Tirelli a bloccare il ride dell'attaccante, innescato addirittura dal rilancio di Maffi. La gara diventa ancora più godibile quando gli spazi si aprono e sull'autostrada Mancina è Perazzi ad aprire il gas prima dello scarico per Ronda. Il gol dell'ex non arriva grazie ancora all'intervento di Tirelli. Si procede senza troppi sussulti verso un finale da non credere, con Cortés che spreca da due passi sul cross con il contagiri di Armani. Si arriva al 90° e Giorgi inventa questo capolavoro dai 25 metri. È la rete che sembra decidere una sfida, che regala però il nuovo colpo di scena in pieno recupero. Sono però veementi e obiettivamente motivate le proteste degli ospiti sull'azione che conduce al gol di Gozzi. Il capitano, con l'esperienza, si libera della guardia di Ferdenzi e mette dentro la rete dell'1-1. Un punto a testa, la stagione delle due piacentine non trova la svolta auspicata.